Buongiorno, benvenuti a 7 in punto. Qui con me questa mattina Stefania Stea, vicepresidente AVA, che è l'Associazione Veneziana Albergatori. Buongiorno e Buongiorno, benvenuta. buongiorno a lei. Lei è qui per modo particolare per presentare un'iniziativa che in alcuni alberghi veneziani è stata avviata, i cosiddetti Muslim Hotel, cioè alberghi dove le persone di religione islamica musulmana possono trovare tutto quello che serve per la loro fede. Ci vuole spiegare che cosa si intende per Muslim Hotel? Sì, beh, allora il 20 di aprile abbiamo siglato un accordo con l'Alitalia. L'Alitalia è un ente che appunto si occupa della certificazione di tutto quello che può essere hotel, cibo, quindi tutto il settore agroalimentare, la cosmetica, il settore farmaceutico, e appunto lo certifica perché sia halal. Halal significa permesso, concesso, quindi tutto quello che la religione islamica concede, permette per la vita. In realtà non sono delle regole così e dei punti così numerosi o così impegnativi. È vero anche che l'Alitalia divide queste certificazioni a tre livelli. Noi ovviamente abbiamo aderito ad un livello, quello più leggero, quindi quello che è meno impattante. Cosa significa essere halal? Beh, intanto bisogna fare della formazione a chi è agli addetti del front office, quindi questo vale comunque anche per i ristoranti, quindi comunque capire quali sono le esigenze, conoscere le esigenze di questo tipo di turista e cercare appunto di soddisfare queste esigenze. Poi in realtà si trattano di piccoli Infatti, accorgimenti. quali Beh, sono queste esigenze del turismo, del turista di fede islamica? intanto è legato all'alimentazione, quindi a prodotti halal, quindi sono dei prodotti che in realtà sono anche molto simili di sapore ai nostri, sono soltanto trattati in una maniera diversa. Per le colazioni, ecco, possono essere i formaggi prosciutti, quindi voglio dire, ci sono sempre, è solo questione di comprare un altro tipo di prodotto, ma che comunque è molto simile. Poi un tappeto per le preghiere, si trovano veramente a pochi euro, ci si può dotare appunto di questo tappettino che serve appunto per loro, per le preghiere, che al momento in cui hai questo tipo di ospite gli puoi far trovare, quindi è tipo una specie di gadget, sì, un servizio in più che uno dà. E così come, che è fondamentale per loro, la bussola che indichi la Mecca, quindi un'altra cosa, piccolo oggetto che può essere per loro molto importante. Oggetti che oggi questi turisti portavano con sé? Sì, ci sono quelli che appunto, però arrivi in un paese, in una città che non sai magari dov'è in effetti la Mecca, per cui magari una bussola non è niente di che. Poi ci si può spingere anche oltre, per cui magari non lo so, metti un Corano, se non. Ci sono poi, ripeto, vari stadi, questo è proprio il più semplice, se vogliamo, anche da mantenere. Perché avete sentito la necessità di siglare questo accordo? Penso che lo si faccia verso tutte le tipologie di turista, no? Andare incontro a quelle che possono essere le esigenze a seconda dell'etnia, della nazionalità, delle usanze non solo religiose, magari uno cerca di rispondere a queste Beh, richieste. Perché è anche impresa, ovviamente, intercettare i bisogni, assolutamente. che vuol dire favorire l'arrivo di questa tipologia di turista. E sono in aumento i Sono turisti? fortemente in aumento, sono turisti che è una nicchia, sono molto facoltosi, amano viaggiare, amano spendere, amano la cultura, amano la nostra cultura, amano l'Italia. Il problema è che appunto spesso non trovano questi piccoli servizi che in altre realtà, in altri paesi tipo Spagna, Francia, Inghilterra si sono molto sviluppati. È in via di sviluppo questo mercato anche grazie, devo dire, alle compagnie aeree che hanno intensificato i voli, vedi la Qatar, l'Alitalia stessa. E loro, per esempio, sono diventati appunto Muslim friendly, per cui hanno all'interno anche nelle zone di attesa degli aeroporti, se non appunto all'interno proprio degli aerei con dei menu speciali, si sono già organizzati pure loro. Quindi lo sviluppo si parla di un circa 13.000-11.000 presenze nel 2003, siamo arrivati a 110, e per cui insomma sono dati veramente esponenziali. È un bel cliente, per cui voglio dire, a
livello d'albergatrice, a livello imprenditoriale. E comunque, ripeto, cerchiamo di dare dei servizi e di dare ospitalità, questo è quello che vendiamo, la nostra ospitalità, quindi è giusto conoscere, in primis conoscere queste culture. Della cultura islamica, vuoi anche per i fatti di cronaca, insomma, non si conosce molto e si tende ad avere paura, no? Lei che si confronta ovviamente con il turista islamico, al di là delle cose che ci ha elencato, no? Perché si pensa, non lo so, a donne che devono essere separate dagli uomini, si questo pensano, è il livello superiore. Ecco, quali sono i vari step per essere davvero muslim friendly, e quando questi step diventano invece un snaturare l'essenza di una struttura ricettiva che comunque sta in Italia, che comunque sta in Europa? Ecco, quando si stabilisce quale livello adottare anche per un'integrazione poi della sua clientela? Certo, allora vabbè, uno può anche decidere di diventare completamente un muslim friend, quindi di indirizzarsi semplicemente a quella clientela. È proprio un estremismo, voglio dire, noi invece cerchiamo di accontentare tutte le clientele. Ecco, per esempio, chi ha spazi, e Venezia è già più difficile, si potrebbe pensare a una stanza, come diceva lei, dividere uomini da donne, quindi una stanza per le colazioni per queste persone, o addirittura separare gli uomini dalle donne. Però a Venezia queste situazioni sono veramente... Comunque fanno parte delle, fanno parte delle regole, però in questi tre livelli che le dicevo, quindi il nostro... Sì, ci spiega i tre livelli. Io non sono poi così, perché devo... No. Allora, adesso stanno partendo anche i corsi, quindi poi anche sarò più in forma. Però appunto, proprio si tratta di, anche nei ristoranti, creare dei piatti completamente. E un'altra cosa importante, che mi stavo dimenticando, è eliminare dal minibar ovviamente tutti gli alcolici. Certo. Quindi questa è un'altra regola base. Certo, mi è stato detto, ma scusa, perché qualcuno mi ha posto il problema, ho detto, ma io quando vado all'estero non è che mi fanno trovare, che ne so, il veicolo o che ne so, quello che ci piace a noi. Però ad esempio, io sono astemia, ecco, non è che gradirei non trovare nel minibar gli alcolici, magari. Però già questa è una cosa diversa, uno smoothies. Però lei sta dicendo di una cosa che le piace, qui invece si tratta di una cosa legata a una religione, quindi è una cosa proprio di diktat che gli vengono praticamente imposti, quindi hanno dei vincoli proprio, sono più forti, oggettivi. Esatto, certo, sì. Anche per esempio, abbiamo fatto anche siamo andati anche quella volta all'Expo di Shanghai, e abbiamo cercato di avvicinarsi anche alla cultura cinese, perché ovviamente anche la Cina è un altro mercato, però già lì è diverso, perché non si tratta di legarla alla religione, ma delle usanze, quindi tipo il bollitore in camera, i letti separati. Quindi usanze che possono essere libere, mentre quando si tratta di pratiche religiose ci sono degli obblighi. Io potrei dire che è abbastanza anche coraggioso, no? Aprirsi in un momento in cui il turista islamico può rappresentare, perché indubbiamente rispetto ad altre religioni, quella islamica è quella che un po' ci sembra vada a cozzare maggiormente rispetto anche alla nostra civiltà, alle nostre visioni. Soprattutto in questo momento che ci sono degli estremismi abbastanza forti. Esatto. Ma è proprio quello anche... Cioè questo loro estremismo, anche questa loro ortodossia religiosa, no? Come si concilia con un atteggiamento di libertà, di costumi e di anche comportamenti che oggi... in Italia ci sono, magari non c'erano 30-40 anni fa, ecco, come si fa nella gestione di un'impresa ricettiva conciliare queste... A volte è difficile, per esempio, quando devi registrare delle persone, che tu chiedi un documento e ovviamente i volti delle donne non li vedi, no? Per cui dici, nei casi più... devi appunto essere così, non puoi andare lì a dire scusi si tolga il velo, no? Perché ovviamente sarebbe fuori questione, e quindi ecco che lì c'è un'intermediazione. Esatto, sostanzialmente cerchi di capire e anche essere più accomodante. Quello che lei ha detto è vero, però è proprio questo anche un messaggio che vorremmo lanciare, cioè quello di dire, in questo momento in cui ci sono tutti questi eventi un po' così di cui leggiamo spesso su queste pagine di giornale, noi stiamo facendo un passo in avanti per conoscere soprattutto queste culture, perché a volte anche noi italiani, no, ci hanno detto, quando andiamo all'estero ci danno degli epiteti e uno dice sì, ma non è che tutti gli italiani sono uguali. E la stessa cosa succede qua. Quello che dico e ripeto, questi turisti sono veramente turisti di un certo livello. Lei ha detto che sono molto appassionati della cultura
italiana. Che cosa intende per cultura Beh, italiana? c'è sempre stato comunque un legame tra l'Oriente, Venezia e l'Oriente, quindi comunque ci si ritrova spesso a girare anche per Venezia, trovi qui e lì dei piccoli segnali di questa cultura, quindi loro insomma sono anche turisti molto, molto preparati, quindi voglio dire molto tecnologici anche perché sono tutti super dotati di sistemi di comunicazione, per cui voglio dire non al di là del velo che uno porta o dell'esatto, sono clienti assolutamente Lei ha parlato normali. Di clientela di un certo livello, con sì. preparazione culturale, formazione, anche disponibilità economica. Come si fa ad intercettare una clientela, no? Proprio si diceva prima, in questo momento di grande confusione e grande anche paura, no? Magari qualcuno gli ha mosso l'obiezione, come fai a sapere che non arrivi sotto le vesti del turista qualche, non voglio dire terrorista, ma insomma qualcuno che non ha delle buone intenzioni? Cioè come si fa ad avvicinarsi a questo tipo di turista che arriva comunque da aree che possono essere preoccupanti per l'Occidente, vuoi per i fatti noti? Sì, però ad esempio tanti pensano, cioè soprattutto quando uno parla di muslim, pensa sempre al Medio Oriente, c'è una. Loro non sono solo lì, sono in tutto il mondo, per esempio. Quelli che abitano in Malesia o in Indocina sono appunto musulmani, che però privilegiano altre zone proprio perché noi non siamo attrezzati, però voglio dire, arrivano dall'Indocina, per cui voglio dire, arrivano un po' da tutto il mondo, non è che sono quelli perché arrivano lì che hanno il passaporto. Califato. Esatto. No, ma è importante questa precisazione, perché si rischia di non sì, pensa sempre di fare perché molta siamo un po' confusione, no? Perché in effetti poi quella, purtroppo, quella di cui si parla sempre nei telegiornali, è proprio veramente una per fortuna anche, ma è una quantità ridotta rispetto alla popolazione di fede musulmana sparsa nel mondo. Esatto, per cui voglio dire, noi parliamo di numeri ben più alti rispetto a quelli di cui... Ma credo che ci siano anche tante persone di fede musulmana che arrivano dall'Europa, che assolutamente, arrivano sì. dalle zone Ma tranquille infatti, del pianeta. Assolutamente sì, dall'America per esempio è lo stesso, per cui non è che, ripeto, uno non è che si deve soffermare, ma questo lo dico non soltanto per questa, ovviamente per questa religione qui siamo più sensibili, però lo dico anche per altre culture, per esempio il prossimo, adesso stiamo facendo un altro progetto che si svilupperà nel prossimo anno 2016, che è appunto per invece, siccome saranno i 500 anni del ghetto, sì, e quindi faremo un altro progetto legato a quel mondo lì, quindi voglio dire a quella cultura lì, quindi perché no? Allora uno dice, allora questi sì, allora cosa... Mi è stata posta anche questa domanda, allora quale devo scegliere? Se divento halal friendly non posso più diventare... Come riesce a avere la sua struttura ricettiva adatta un po' a tutte le tipologie? Oserei dire una struttura ricettiva internazionale, un po' come le certo, cucine. Esatto. Allora, intanto si deve capire un attimo, l'albergatore deve capire un attimo cosa che realmente vuole, perché voglio dire, se tu non vuoi quella nazionale, cinesi per esempio, cioè ti indirizzi e fai marketing su altri tipi di canali. In questo caso, non è, ripeto, siccome questi sono soltanto dei piccoli servizi che diamo, quindi non è una cosa molto impattante, nella camera troveranno, svuotiamo il frigo, il mini bar e mettiamo il tappetino con la bussola. Si tratta di individualizzare la stanza poi alla fine. Esatto, e quei prodotti nella colazione. Ora, se tu non hai questi spazi per poterti permettere queste... economia da poterti permettere un buffet per loro e un buffet, non serve, basta che magari tieni lontano il tuo prosciutto da quello che è sono i loro prodotti, quindi magari dividi un po' le zone, gli metti due cartelli, cioè non servono cose e per quando c'è appunto Ramadan gli fai fare la colazione in camera, per cui sono piccole attenzioni che poi è rispondere proprio alla vacanza esatto. su misura del cliente. Il brutto è dire non lo so o non lo faccio, oppure ridergli in faccia e non capire che cosa questa persona sta dicendo, no? Perché certo. A volte dici, ma cosa dice questo? Cioè, questo vuole che cosa? Scusa? No, ecco, la conoscenza soprattutto è il punto. Un albergo a Venezia deve essere, vista anche la tradizione culturale e storica della città, deve essere aperto a tutte le culture, le etnie, le religioni?
Io trovo che sì, è una cosa, ma anzi è una cosa che ci accresce il poter conoscere. Io dico sono fortunata a fare questo mestiere perché comunque ho visto e conosciuto persone e ho appreso dei loro modi e dei loro costumi che a volte leggendo sui libri comunque non No, percepisci. non siamo mai là. Hai Infatti lei anche capito? nella nostra conversazione ha fatto una sottolineatura che è essenziale, no? Oggi che c'è questa paura, che è una paura che nasce anche da fatti fondati, però con questa paura si rischia di assimilare tutti quanti e non capire il distinguo, che insomma, si rischierebbe di fare una Ma valutazione lì la completamente scorretta. Io invece proprio da imprenditrice ricettiva, vedere in una sala colazione o nella hall dell'albergo anche culture diverse che si incontrano, che dialogano, che succede oppure c'è diffidenza o c'è apertura, No, c'è. beh, di solito durante il servizio di colazioni non sono poi, gli italiani per esempio sono, cioè, dopo, i brasiliani somigliano molto agli italiani, quindi sono molto estroversi, chiacchierano molto, sono goderecci, e i tedeschi lo sono un po' meno, sono un po' più chiusi, per cui dopo ognuno ha anche un po' Però l'osservatorio è il suo ed però, è interessante anche vedere se è però una per specie di esempio. aeroporto internazionale Beh, dove poi io nella mia struttura ho confluiscono. fatto per esempio dei matrimoni, ed erano dei matrimoni tra persone di diversa religione, ed è stato bello perché ognuno ovviamente veniva con i loro costumi, con i loro abiti tipici, ed è stato proprio tipo c'era un inglese, quindi l'inglese con questi cappelli proprio classici, era una sudafricana, quindi aveva tutti i costumi e con i loro abiti. Devo dire che veramente vedere l'unione, oppure appunto sono venuti a fare il rito del due cinesi che hanno fatto il rito del tè, ci sono sposate civilmente e poi hanno fatto. Quindi è bello vedere anche come le culture si sposano in come dire, in un terreno neutro che è Venezia e riuscire a così. È un patrimonio di conoscenza. Molto, moltissimo, molto così. Devo dire, anche per me all'inizio, quando mi vedevo arrivare le cinque mogli, tutte devo dire che al momento uno Ah dice. beh, certo, Come, perché uno sì, uno non. dice l'impatto le prime volte, però poi Un po' appunto. come una volta le nostre nonne, magari del sud, Ma erano che tutte erano sempre così, vestite di nero. esatto, Sì, erano sì. tutte così, cioè anche mia nonna aveva il fazzoletto portato così, poco ci mancava, esatto. Però devo dire che poi quando ti avvicini e così li capisci, poi vedi che alla fine siamo molto, tutto il mondo è abbastanza simile, cioè abbiamo dei tratti ovviamente particolari, però poi insomma il nostro modo di fare, quello che cerchiamo, alla fine loro cercano di stare bene, di passare bene un soggiorno a Venezia, di essere capiti e compresi, ma non lo vogliamo anche noi quando andiamo in un altro paese. Cioè. Quando lasciano Venezia, qual è il commento più ricorrente, ma non soltanto del turista di fede islamica, del turista Beh, internazionale? Venezia è magia, per cui per loro, insomma, quando prendono una gondola, che insomma, io adesso la trovo la cosa più turistica del Sì. mondo, per loro invece Abbiamo questa rimangono. forma di snobismo Sì, no, noi, in dettato dal effetti. fatto che del Che tanto ce resto l'abbiamo a casa, è il però. calzolaio e quello con le scarpe con i Esatto. buchi, no? Però rimangono incantati, in effetti se tu cammini in Piazza San Marco di sera rimane ancora una delle cose più belle credo al mondo, nel senso che vedere queste luci, la laguna o passare per il Canal Grande e vedere tutte queste sembra un Natale a volte con queste case che riesci a intravedere questi bei salotti, insomma, e riesci a rubare qualche scorcio della loro vita, secondo me, insomma, è E bello, portano questa emozione no? ovviamente Ovviamente anche a a casa casa. loro. Ecco, la cosa che mi ha stupito di più è un paio di turisti che mi hanno chiesto, scusi, ma Venezia che ora chiude? Ecco, questa è la cosa che mi ha fatto un po' pensare, perché dico, ecco, alla fine non vorrei che Venezia diventasse un po' una Disneyland, ecco. E c'è questo rischio, secondo lei? Beh, come stiamo andando adesso, un po' lo è, nel senso che si parla tanto di turismo di qualità, tutti hanno la bocca piena di questa parola, però in realtà non mi sembra che ci siano, infatti noi ci stiamo muovendo in questo senso, però è veramente difficile, ecco. Quindi viene lasciato un po' all'iniziativa personale Sì, cercare di assolutamente sì, ma anche intercettare. adesso se vogliamo, anche con questi flussi che tutti pensavano, l'Expo e quant'altro, alla fine sì, c'è stato un grosso flusso L'Expo sta portando turisti? ha un'altra domanda? Sì, subito dopo la pubblicità, la stessa, ma subito dopo la pubblicità, torniamo tra un paio di minuti.
Siamo tornati in studio con Stefania Sea, vicepresidente dell'Associazione Veneziana Albergatori. Ci eravamo lasciate con una domanda spinosa. L'Expo sta portando flussi di turisti a Venezia oppure è il deserto come nel padiglione acque? No, si registra? No, diciamo che grazie alla Biennale i flussi ci sono e sono anche molto positivi. Non è grazie all'Expo, ecco, a mio avviso, l'Expo non, gli albergatori non hanno risentito in maniera positiva della presenza dell'Expo a Milano. Si pensava a queste grandi masse che dovevano arrivare, per fortuna anche perché comunque non siamo nemmeno più di tanto attrezzati con i mezzi di trasporto a gestire con le vie d'accesso alla città, quindi è sempre un tasto dolente pure quello, quindi da un punto di vista forse è meglio, però comunque finora per il momento non si è sentito. Quindi è l'arte che funziona a Venezia come Volano. Funziona sempre. La Biennale, quando c'è la Biennale, devo dire la verità, per tutti è una manna, perché comunque porta gente, porta bella gente, gente che appunto piace vivere, stare bene, vivere bene, vedere cose belle e godersi. Ma l'Esposizione Universale di Milano non doveva essere anche questa un'esposizione architettonica, quantomeno la bellezza dei padiglioni? Cioè, che feedback state avendo, no, con Milano? Ripeto, non si può ragionare sul padiglione acque perché penso che sia abbastanza evidente a tutti, insomma i dati lo certificano, sì. Poca affluenza, il biglietto d'ingresso probabilmente è molto costoso e sì, gli espositori alla fine non si sì, capisce. Sono un po' scontenti. Ecco, perché, speriamo che in corso d'opera succeda. Sì, una magari magia. Con delle animazioni, delle attivazioni. Il padiglione è molto funzionale, credo, per la città un domani. Sì, secondo me spazio. È comunque un'idea vincente quella di creare uno spazio, magari, che ne so, per i giovani, per i concerti, per creare situazioni che comunque a Venezia non lo consentono proprio per la criticità di Venezia stessa. E Mestre non ne parliamo perché Mestre è lacunosa. Però per quanto riguarda l'Expo non ha portato. Adesso sono già iniziate le navi da crociera, quindi quello è un altro flusso che arriva, per cui ecco che vuoi che arriva che rimane o flusso che arriva e flusso scende, che arriva, scende dalle navi, diciamo, di un certo tipo, arrivano anche clienti che comunque magari soggiornano o la prima o l'ultima notte, quindi comunque un qualcosa porta. Ma le grandi navi dove dovrebbero fermarsi? Dove dovrebbero transitare? Sì, beh, sul fatto che non debbano più transitare nel canale della Giudecca e in bacino San Marco mi sembra che siano tutti tranquilli. Sì, io vedo questo a Porto Marghera che comunque ormai è in via di sfacello, che se si facessero transitare di là forse, però sai, non sono io la tecnica, no, che però posso, insomma, è importante anche chi fa impresa e lavoro a Venezia, che magari ha una visione, insomma, ci sarà un nuovo sindaco, no, a Venezia, sì. Che cosa chiedono gli albergatori di urgente a chiunque andrà a governare questa città, che è un colosso ma è al contempo di cristallo? E in primis sicuramente la comunicazione con noi, nel senso non solo con noi ma con tutte le categorie più importanti che agiscono su Venezia, perché senza dialogo, senza comunicazione non si può neanche pensare di mettere le basi su uno sviluppo o su un progetto. Voi avete elaborato delle idee, dei progetti che potrebbero essere vincenti e verso i quali l'amministrazione, vuoi per mille motivi, è un po' sorda? Beh, noi abbiamo iniziato anche a parlare anche col precedente sindaco, anche di cose non così eclatanti. Per esempio, noi abbiamo una distribuzione degli eventi durante l'arco dell'anno che è abbastanza riduttiva, perché si parla tutto concentrato a maggio o tutto concentrato a settembre. La bassa cinema, la Biennale. Premio Campiello e Carnevale, ma adesso per esempio il prossimo anno non credo che ci sia un 2016 così fiorente, proprio perché mancano gli eventi. Il Carnevale viene bassissimo perché viene alla fine di gennaio, quindi non sarà un'altra stagione come il 2015. Ecco che dico, a fronte di questo si dovrebbe già programmare, quindi una programmazione distribuita lungo tutti i 12 mesi dell'anno e soprattutto la comunicazione di questi eventi, perché spesso e volentieri ci sono delle cose che vengono fatte in città molto interessanti,
di cui noi non siamo nemmeno a conoscenza. Quindi anche voi non riuscite a veicolare l'informazione no. Alla vostra clientela? Anche perché io mi reputo un mezzo per poter promuovere qualsiasi evento. Volevo chiederle, quanti turisti le chiedono al di là del percorso per andare a San Marco, al di là magari del ristorante dove andare a cenare, le chiedono, non so, uno spettacolo, un teatro o mille iniziative che vanno al di fuori del soggiorno classico? Beh, anche se un semplice piano bar sarebbe già qualcosa. Comunque no, in effetti la domanda e la richiesta c'è, il problema è che spesso non sappiamo, allora ci mettiamo a cercare su internet a volte quello che ci viene richiesto, ma non c'è proprio comunicazione, quindi ed è un peccato, perché poi, ma anche non so, la regatta storica in sé, che è uno dei 5 eventi più importanti di Venezia, se tu chiedi a un turista straniero che cos'è, non lo sanno, per cui anche proprio la comunicazione e noi come associazione partecipiamo a un sacco di fiere, gli albergatori stessi partecipano ad un sacco di fiere, ecco che ovviamente anche il nostro interesse è cercare di promuovere la città e quindi il nostro albergo anche grazie agli eventi che ci sono. Quanti turisti adesso le chiedono, perché al di là della nuova amministrazione Venezia diventerà città metropolitana, no? Quindi città metropolitana anche per il turista, no? Perché bisogna sempre valutare Venezia in questa ambivalenza territoriale, locale, ma anche mondiale, che è una signora dalle due facce. Quanto secondo lei il concetto di città metropolitana porterà a stare di base a Venezia, ma comunque pensare ad una capatina, non so, in Riviera del Brenta per le ville, un corso del fiume, scoprire Padova piuttosto che le ville del Palladio, adesso faccio delle ipotesi nel territorio. Secondo me comunque bisogna anche curare un attimino la comunicazione, cioè proprio anche strutturalmente, cioè bisogna anche portarli questi clienti e andarli a prendere. Certamente. Quindi se mancano poi le infrastrutture è anche difficoltoso, perché per esempio, che ne so, i russi, che adesso comunque è un mercato che è diminuito, è diminuito per l'embargo alla Russia, quindi è oggettiva questa cosa. Però per esempio Cortina era una meta, dopo Venezia una capatina a Cortina la facevano, certo. No? Quindi ecco che però devi organizzarti per poterli portare in maniera veloce, perché l'alta velocità è un'altra cosa che insomma noi insomma siamo un po' così e così. Ma secondo lei si possono coniugare esigenze ambientali, esigenze, il discorso delle grandi navi è poi abbastanza emblematico, e lei ha citato anche l'alta velocità, si possono coniugare le esigenze che può avere l'impresa di immediatezza, rapidità, risposte e la salvaguardia di un ambiente delicato come può essere quello della Laguna di Venezia, come può essere quello insomma del territorio veneto? Ma io credo che con il giusto equilibrio, cioè veramente se uno sposta il pensiero dal semplice guadagno, ma vede il quadro in una maniera un po' più generale, tutto si può fare a mio avviso, anche il discorso grandi navi che dicevamo prima. Ora, eliminare le grandi navi, cioè, insomma siamo un porto, nasciamo come porto, mi sembra una contraddizione, però poi eliminare un comparto che porta comunque, e che porta che comunque, è florido, esatto, cioè, lo vedo un po' così, però il gestire il flusso e quindi magari cercare di farli girare e trovare un giusto compromesso, anche una pill per farli girare, è certo, un giusto compromesso dandogli qualcosa in più, e magari poi voglio dire, come si diceva una volta, invece di fargli fare l'andata e ritorno per il San Marco, fargli fare soltanto una via, per cui magari il ritorno glielo fai fare per un altro canale, già di mezzi della metà. Insomma, anche il buon senso? Un pochino. Sembra tutto molto facile, evidentemente. No, perché lei sta esponendo delle cose che sembrano ovvie, logiche, però... ma chi dovrebbe poi alla fine applicare queste ovvietà? Perché ci sono interessi. Sì, sono probabilmente troppi punti di vista che cozzano tra di loro. Quanti alberghi sono Muslim Friendly a Venezia? Al momento una ventina, sono 4-5 stelle, perché ovviamente, però non abbiamo anche delle strutture molto più piccole. E avete registrato un incentivo di prenotazioni? Offrendo questa attenzione in più? Diciamo che comunque grazie anche ai voli, come dicevo prima, comunque crescono in maniera quindi era una sorta di atto dovuto, esattamente, di ospitalità, per cui sì, nel momento in cui arrivano dicono, e poi ti lasciano magari anche il commento, guarda che bene, perché esiste anche lì, booking.com arriva dappertutto, per cui è importante. Io ringrazio per questa testimonianza Stefania Stea, vicepresidente dell'associazione Venezia
Veneziana Albergatori. Dopo pubblicità, altro argomento, altri ospiti. Grazie. Grazie a lei.